con voi perché direi qua, perché direi di rimandare le domande a fine di questa prima parte a dopo l'intervento di Paolo Cavallotti. A questo punto invito a venire qui e è già stato direi anticipato il suo ruolo di Anna Maria come appunto responsabile del digital, uno dei pochi, l'unico responsabile del digital del Museo Italiano. E quindi lascio la parola a lui. Allora, buongiorno a tutti. Sì, sicuramente il caso del nostro museo è un caso abbastanza particolare, sicuramente un po' della pandemia che abbiamo avuto nel digitale. Abbiamo sicuramente, lo dico io, fatto un buon lavoro, me lo autodico, ma anche perché abbiamo avuto l'opportunità per poterlo fare. La cosa che vi posso raccontare oggi è un po' una testimonianza di quello che è stato un percorso in questi ormai 20 anni di lavoro al museo. Io ho iniziato a lavorare al museo quasi nel 1999, quindi è stato un percorso molto lungo, ho iniziato a lavorarci già nell'ambito del digitale. E questo, per quello che era il panorama italiano ai tempi dei musei, parlare di digitale dentro i musei, avere all'interno uno staff che lavorasse nell'ambito del digitale era abbastanza un caso unico. Una piccola cornice di introduzione: il Museo Leonardo da Vinci di Milano è il grande museo tecnico-scientifico italiano, come vediamo sempre con mantra, è stato fondato nel 1953, ci sono un po' di numeri, un po' le tematiche che noi affrontiamo, magari qualcuno di voi conosce il nostro museo perché ci è venuto con le scuole, magari il concetto Donato invece conoscendolo meglio. È un museo che negli ultimi anni si è trasformato tantissimo. Questo lo posso dire essendoci cresciuto dentro da quando ero ragazzo, essendomi formato lì dentro, ho avuto la grande fortuna di assistere a un museo che si è trasformato in questi ultimi 15 anni in un modo radicale. È stato il primo museo in Italia, come dicevo prima, ad aver a credere in modo convinto sull'ambito del digitale e creare all'interno del museo, prima con collaborazione esterna, poi invece integrando all'interno le funzioni, far nascere quello che era un vero e proprio ufficio digital dentro il museo. Potrei fare un racconto di ore e ore su quello che è stato il percorso e cosa significava lavorare dentro un museo nell'ambito del digitale alla fine degli anni 90, era un po' lavorare in totale solitudine, però è stata un'esperienza che ci ha fatto crescere tantissimo. Adesso esco dal caso del racconto simbolico del museo, ma per uscire un attimo e provare a creare un attimo di contesto. Come diceva anche giustamente Anna Maria prima, quando parliamo di digitale la cosa importante è sempre ricordarsi che noi parliamo di tecnologie e strumenti linguaggi, ma nient'altro che questo. Il digitale è qualcosa che è nell'ambito dei musei, nell'ambito della cultura, qualcosa che è totalmente a servizio di quelle che sono le finalità e gli obiettivi dell'istituzione culturale. Non si inventa nient'altro di nuovo che questo.